One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 29 settembre, ricorrono 45 anni dall'uscita dell'album che ha fatto conoscere al mondo il talento di Billy Joel, The Stranger. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. Nel 1977 la mia carriera sembrava essere arrivata al capolinea, ha raccontato Billy Joel. Dopo 4 album di scarso successo, i dirigenti della Columbia mi hanno detto: questa è la tua ultima possibilità. Non è piacevole sentirsi dire una cosa del genere a 27 anni. Il problema è che fino a quel momento nessuno dei suoi dischi è riuscito a riprodurre l'energia che il cantautore di New York sa trasmettere dal vivo. La Columbia continua a farlo lavorare con produttori che non capiscono fino in fondo la sua musica. Billy Joel decide così di contattare l'uomo che ha plasmato le canzoni dei Beatles, George Martin. Ma la scintilla fra i due non scatta. La mia casa discografica mi propose allora Phil Ramone, un produttore altrettanto esperto, ricorda il cantautore. Era newyorkese fino al midollo come me e ci siamo capiti al volo. Da questo fortunato incontro nasce il disco più importante di Billy Joel, The Stranger. Si tratta di una sorta di concept album sul suo amore per New York, che consegna alla storia una manciata di canzoni indimenticabili. Prima fra tutte, Just the Way You Are. Take you just the way you are. Poi Moving Out, She's Always a Woman e Only the Good Die Young. Il capolavoro del disco, però, è una suite di 7 minuti ispirata al lato B di Abbey Road dei Beatles, Scenes from an Italian Restaurant. The Stranger esce il 29 settembre 1977 ed è subito un successo strepitoso. L'album vende oltre 10 milioni di copie solo negli Stati Uniti e segna in maniera indelebile la carriera di Billy Joel e la storia della musica pop. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.